Fare il sindaco è un compito estremamente importante, oneroso e impegnativo. Farlo di una città come Roma, potete immaginare bene quanto impegno e quanta attenzione richieda. Ci sono le commissioni, ci sono i consigli, ci sono gli incontri con le associazioni, con i cittadini, col prefetto, insomma, tutto quello che riguarda la quotidianità della città in qualche modo viene gestita anche dal sindaco. Ci hanno lasciato una città sicuramente in macerie, con oltre 13 miliardi di debito e con i servizi allo stremo. Io sono estremamente onorata di fare questo lavoro, che tuttavia già svolgo quasi part-time perché nel frattempo sono anche sindaco della città metropolitana di Roma Capitale. Devo dire che lì sono coadiuvata da una squadra e da un vice sindaco. Questa nuova proposta di riforma, oltre all'attuale incarico di sindaca della città di Torino, di sindaca della città metropolitana, io potrei essere chiamata in causa e essere anche senatrice. Chiaramente rinuncerei a questo incarico. Un sindaco deve fare il sindaco, deve rispondere al territorio e io già impiego moltissime energie così. E dedicare un giorno a Roma e poi tutto il tempo necessario per studiare gli atti e votarli in modo consapevole, credo che non sia davvero fattibile per un sindaco di una grande città. Per questi motivi io voto no alla riforma della Costituzione. E vi invito il 26 novembre a venire a Roma per la marcia in difesa della nostra Costituzione, la nostra bellissima Costituzione. L'appuntamento è alle 13:30 a San Paolo fuori le mura. Da lì cammineremo fino alla Bocca della Verità. Vi aspetto, venite anche voi, siete anche voi sindaci di questa città. Il 2 dicembre ci sarà un importante appuntamento qui a Torino, in Piazza San Carlo, e io dico no. E ci riuniremo e in piazza spiegheremo le ragioni del no all'attuale referendum e quindi riforma costituzionale proposta dal governo Renzi.